Nelle patologie respiratorie croniche, il sintomo predominante è la dispnea, cioè la mancanza di fiato. Questo, oltre che impattare sulla qualità di vita del paziente, ha anche delle conseguenze estremamente importanti sulla riduzione dell'attività fisica, quindi si instaura un circolo vizioso per cui il paziente ha mancanza di fiato, quindi fa meno attività fisica, perde di allenamento, quindi per ogni sforzo che lui fa la mancanza di fiato aumenta, in un circolo vizioso. Non c'è praticamente patologia respiratoria che non causi la mancanza di fiato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha inoltre detto che la riduzione dell'attività fisica è una delle cause più importanti per lo sviluppo delle patologie croniche, quindi chi si muove poco ha maggior probabilità di sviluppare una patologia cardiovascolare, ha maggior frequenza di diabete e di tutta una serie di altre patologie croniche. Quindi da quello che ho detto risulta evidentemente chiaro che spezzare questo circolo vizioso e cercare di rendere il paziente funzionalmente più capace, quindi in due parole di permettergli di fare una vita il più possibile normale, è uno dei compiti fondamentali del pneumologo. In questo contesto la riabilitazione respiratoria ha ovviamente un ruolo estremamente importante. Qui in Abilita abbiamo la possibilità di fare forse quello che è il segmento più importante della riabilitazione respiratoria, che è la cosiddetta fisiochinesiterapia, quindi tutta quella serie di manovre e di approcci anche con apparecchiature che il fisioterapista può fare per il paziente respiratorio. Il tipo di fisioterapia si basa prevalentemente sul riallenamento allo sforzo, quindi essere in grado di consentire al paziente a casa di gestirsi in autonomia, quindi c'è tutto un riallenamento e vengono consigliate delle posture drenanti, generalmente sono delle posture in decubito laterale perché per una questione proprio fisiologica il polmone che sta più a contatto con il piano del lettino è quello praticamente che viene più perfuso a livello cardiovascolare, mentre l'altro invece, quello più a contatto con l'ambiente esterno, è quello che viene un pochino più areato. E poi si fa tutta una serie di esercizi a livello riabilitativo volti ad allenare sia gli arti superiori sia gli arti inferiori e tutta la parte soprattutto del tronco, visto che molti muscoli che si inseriscono a livello della cassa toracica, che è appunto il contenitore, sono dei muscoli accessori sia della inspirazione, soprattutto i muscoli alti a livello toracico, sia i muscoli addominali sono dei muscoli accessori dell'espirazione, quindi il tipo di seduta viene fatto appunto tramite delle manipolazioni del terapista, dei drenaggi, delle facilitazioni, ma anche proprio degli esercizi attivi che poi il paziente dovrà fare a casa.